Abbiamo già messo il caglio dentro il latte dopo averlo riscaldato e quindi la cagliata è pronta ad essere, come si dice, rotta. E la romperemo in pezzi fini fini perché diciamo oggi facciamo un formaggio che sarà destinato alla stagionata. Allora, su la cagliata, come si chiama questo strumento? Si chiama, non so come lo chiamavano una volta, questo strumento è più vecchio di me. Comunque, diciamo, il termine moderno è lira o rompicagliata, molto semplice. Ecco, come mai di lino? Perché venivano fatti gli strumenti, una volta gli strumenti di caseificazione erano tutti fatti in legno, a parte il paiolo che è di rame stagnato, poi il resto era sia i tavoli, sia appunto strumenti di rottura, erano tutti in legno. Adesso ci fa vedere come si rompe la cagliata. C'è un metodo particolare per romperla oppure no? Il metodo particolare non c'è, ognuno ha il suo metodo, ognuno diciamo usa il metodo che ha imparato da chi gliel'ha insegnato. Siccome poi la tua è un'azienda, cioè diciamo sei professionalmente hai ereditato questa passione da tuo padre? Esattamente, sì. Questa, diciamo, mio padre mi ha insegnato come tradizionalmente si fa il formaggio. Poi via via anche in questo lavoro le tecniche cambiano, si modernizzano e quindi insomma bisogna adattarsi al progresso. Allora, a quanta temperatura, a qual è la temperatura in cui si forma la cagliata? La cagliata si forma dai 31-32 fino a 40 gradi, dipende appunto dal tipo di formaggio che si vuole ottenere. Adesso guardiamo come Gianfranco rompe la cagliata. La cagliata. Ecco,